una vita. Stai a casa, mi telefono. Io non voglio vivere, tu, io capisco che soffri, stai male, da lasciarti, ma non vai a soffrire pure a me, Doni, chiamaci, io sto male, io vengo a casa tua e parla a maga. No, buttando in casa a disposizione, a roi sfuga, mia sana lì. Cioè, la malattia tu, io sfuga a mia sana, acqua viene, ecco, io sono stato malato, mi mettono in mezzo a studio, quindi una ricaduta, Doni, stai a casa. Un po' lenta. Direttamente da casa mia. Scivola come un'onda libera, ti porta via. Andamento lento, questa melodia risuona nere senza ipocrisia. E andare un po' più su, vieni, vieni con me, vieni, vieni con me. Don't show me the way. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Alleluia. E io passo subito la linea al grandissimo Gigi Lembo. Allora, è un po' travagliata questa puntata di oggi, vabbè, spero che sono cose che succedono. Comunque, io prima stavo cercando, sempre se Pier mi dà l'ok, di far vedere questo nuovo modulo di autocertificazione che dovrebbe essere in circolazione già, penso, da domani. Che se non sbaglio è il quarto modulo tra quelli pubblicati. Eccolo qua, lo sto mandando. Sì, ecco, vediamo. Lo stai mandando? Sì, sì. Benissimo. Ecco, come c'è scritto? Io non lo vedo. Chi siete? Cosa fate? Cosa portate? Sì, ma quanti siete? Un fiorino! Un fiorino, vabbè, dopo lo mandiamo comunque, Piero, se ce l'hai quel filmato preso dal famoso film in cui ci sta questa battuta, adesso mi ricordo anche il nome. Sì, comunque, allora, ok, lo mettiamo ora? Lo mettiamo. Volevo dire solo una cosa, che ho assistito a una scena vicino a una volante dei carabinieri in cui praticamente veniva chiesto questo modulo di autocertificazione e sì, la persona praticamente probabilmente ricordando Mike Buongiorno diceva: vuole la 1, la 2 o la 3? Esatto. Ormai dobbiamo uscire con che non si sa qual è il modulo precedente, successivo. Vale. E allora Pier, facci questo ricordo di Troisi? Di Troisi, vai! Hey! Chi siete? Siamo due che... Cosa fate? Cosa portate? Niente, roba... Sì, ma quanti siete? Due, siamo io e lui, dietro non c'è... Un fiorino! Si paga! Un fiorino! Oh, fermi, su, fermi. Oh, scusi, sacco, doganiere. Vabbè, posso andare allora. Hey! Chi siete? Quello che è passato adesso col carro, c'è caduto il sacco qua. Cosa portate? Niente, quello di... Ma siamo passati proprio adesso. Siamo qua e caduti di sacco. Sì, ma quanti siete?
Una, dai, eravamo due quando siamo passati, ma uno vado a prendere il sacco. Un fiorino. Che è ricaduto il sacco. No, pure la strada è stata. Un fiorino. Ma siamo quelli. Andiamo, vai. Grazie. Hey! Chi siete? Quelli di prima sono venuti a prendere il sacco. Cosa portate? Porto olive, caciotte, pane, un po' di... Sì, ma quanti siete? Uno, io sono entrato e sto uscendo, no? Un fiorino. Cioè, uno entra e esce, cosa aveva sempre un fiorino. Siamo due, tre. Grazie, arrivederci. Oh, ma che so? La. Ma mio, ma niente. Senta. Hey! Chi siete? Cosa portate? Sì, ma quanti siete? Un fiorino. Hey! Chi siete? Cosa portate? Sì, ma quanti siete? Un fiorino. Wow, bellissimo, bellissimo veramente, ragazzi. Un fantastico Troisi e Benigni in questo... Nel frattempo io volevo salutare di nuovo il Fasendero che ci saluta a tutte e tre, a Ceccacci, Lembo e Anastasio. Ciao, ciao. Beh, Benigno. Alto livello. Ricambiamo, con l'occasione ricordiamo il nostro numero. Un bacio a Teresa. Un bacio a Teresa. Vabbè, eccolo là. Come vedete sopra, impressione, vi mandiamo il nostro numero di telefono dove potete chiamare per i vostri messaggi, sia scritti che audio, via WhatsApp, come meglio preferite. Va bene, questo è il nostro numero, così vedi, mi risparmio anche la fatica. 488-4525. Benissimo, andiamo avanti, il tempo corre veloce, abbiamo perso un po' di tempo prima, abbiamo vari appuntamenti, io direi prima di passare a una nuova a un nuovo spazio musicale richiestissimo da parte del nostro, nostro Gigi, di parlare un po' di cucina, perché ne abbiamo parlato, ce l'hanno richiesto nella scorsa puntata, qualche ricetta. Io ricette non siamo tanto bravi, siamo più che altro consumatori dei prodotti della cucina, ma a cucinare, ma soprattutto a fare ricette, non è che siamo... Però ci sta un'emergenza che sta sorgendo in questi giorni, che è l'emergenza lievito. E allora, dato che ci sta sta cosa, io vorrei, con la collaborazione di Gigi, fare un po' l'atmosfera da pranzo e servito, no? Vai, lanciamo una nuova rubrica. Cioè, lanciamo anche noi il nostro programma di cucina. Vai, vediamo un po' che ne esce. Ecco, Corrado si starà rivoltando nella tomba, vabbè. Comunque la nostra ricetta di oggi, che più che una ricetta è un consiglio, fa fronte proprio a una difficoltà che ci sta da parte delle massaie, di quella di procurare del lievito, perché pare che il lievito sia diventato preziosissimo, più della mucchina e delle mascherine, perché tutti quanti sono a casa a impastare e di conseguenza il lievito di birra non si trova. Allora noi che abbiamo con questa trasmissione un'attività di servizio, quindi Satta a Casa non è solo un invito a stare a casa, ma Satta a Casa nel modo migliore, vi diamo a cucinare, vediamo la soluzione di come fare il lievito di birra, ed è una cosa molto semplice da fare. Io credevo chissà che cosa ci voleva, ci vogliono semplicemente tre componenti, e con una procedura molto semplice. Ci vogliono, prendete nota, 150 ml di birra, quindi un pochino proprio di birra, poi ci vuole un cucchiaino e mezzo di zucchero e un cucchiaio e mezzo di farina 00, quindi 150 ml di birra, un cucchiaino e mezzo di zucchero e un cucchiaio e mezzo di farina 00, si mischiano tutte e tre le cose e si lasciano riposare
per una notte. La mattina seguente vi troverete pronto il vostro lievito di birra. Cose da, da non credere, cose straordinarie. Poi, ma per fare il lievito finiscono i birra. Allora vi insegneremo come fare la birra. E questo ne parliamo la prossima settimana. Va. Gigi, mi stai mandando sulla luna. Vai con un bel brano, vai. Continuo con i miei anni Ottanta. Questa era dell'89. Anni come giorni son volati via. Prendi fotogrammi o treni in galleria, è un effetto serra che scioglie la felicità delle nostre voglie, dei nostri jeans. Che cosa resterà di questi anni maledetti dentro gli occhi tuoi? Anni bucati e distratti, due vittime di noi. Ora però ci costa il non amarsi più. E un dolore nascosto giù nell'anima. Cosa resterà di questi anni Ottanta? Afferrati e già scivolati via. Cosa resterà? E la radio canta una verità dentro una bugia. E questo era Raff 1989. Grandissimo, grande Gigi. Con la prossima invece vi farò vivere uno di quei ricordi incredibili. Bene, Pier, vogliamo salutare qualcuno? Non ti ho dato spazio per coloro che ci stanno chattando, messaggiando. Allora, vorrei salutare Francesca Della Femmina, Biagio di Giulio Cesare, Luigi Vanacore, Barbara Miniero, poi volevo salutare Anna Maria Alberino, Daniele Pecoraro che è un assiduo frequentatore. Pure volevo salutare pure Elisa Pipolo che ci sta seguendo in questo momento. Bene, un grazie a loro per essere presenti, ma vediamo, direi, se voi siete pronti, soprattutto se la regia è pronta, con l'atteso appuntamento con l'informazione. È venuto il momento del nostro TG Virus. Siamo pronti, Pier? Sì, siamo pronti. Se aspetto un attimo. Un attimo soltanto, ecco qua, TG Virus, Gigi c'è caccia con la sigla, vai! TG Virus! Vai Gigi Lembo, vai! Buonasera e benvenuti a TG Virus, questo atteso appuntamento con le notizie di questi giorni dedicati al coronavirus. Cominciamo con la foto numero uno, che è una foto di cronaca praticamente. Precursore dei metodi di difesa antivirus, il nostro concittadino acquisito Antonio il Pittore è stato recentemente contattato da Bertolaso. Bertolaso pare che gli abbia chiesto: Antò, come lo sapevi? Passiamo alla foto numero 2. La scusa di usare il cane per i quotidiani bisogni e quindi di uscire di casa ha industriato insofferenti abitanti di Tiberio che hanno trasformato all'uso il proprio animale domestico. Nella foto vediamo un cartello apposto ad un cancello di via Caterola per giustificare l'uscita con il proprio animale. Oh, my God.
Andiamo alla foto numero 3, ordinanze comunali. Prendendo ad uso ad una vecchia Lex Romana, pare che il sindaco di Capri sia sempre più intenzionato di porre come penale per chi esce di casa non una multa pecuniaria, ma, così come faceva l'imperatore Tiberio, di buttarli giù dall'omonimo salto. Foto numero 4. In previsione del fatto che molti lavoratori capresi siano pronti a richiedere un allungamento della NASPI, l'INPS ha rivolto in queste ore un appello ai lavoratori più anziani dell'isola, consigliando loro di affrontare la quarantena stando all'aria aperta. Vediamo un'immagine con un commento di alcuni anziani isolani. Passiamo alla foto numero 5. Sempre sul fronte IMSS corre voce di una nuova campagna promozionale sulla stregua del Black Friday. In anteprima vi proponiamo la locandina pubblicitaria. Andiamo alla foto numero 6. Tra le fake news circolate in questi giorni, ha particolarmente colpito la notizia di una prossima chiusura di una nota salumeria di Marina Grande, celebre per i suoi panini capresi. Nella foto vediamo le tante persone in fila per rifornirsi di panini prima della chiusura. Foto numero 7. In previsione di un ridimensionamento dell'attività commerciale per la prossima stagione, pare che alcuni bar della piazzetta cambieranno nome. In particolare, come vediamo nella foto, il Caffè Caso diventerà Caffè a Caso, mentre il Piccolo Bar diventerà Minuscolo Bar. E concludiamo con la foto numero 8, con una notizia che ci viene dall'estero. Una nota associazione di catastrofisti americani ha individuato in un segnale accaduto quest'inverno come la previsione del disastro che stiamo vivendo. La rottura dell'albero nel periodo prenatalizio doveva essere interpretato come segnale di sventura. E con questa notizia concludiamo il nostro Digivirus. E torniamo in diretta. Torniamo in diretta. Per hai altri saluti? Volevo salutare Marino Bertocci, Costantino Esposito, Costanzo Cerrotta, Maurizio Bratto, Vittorio Bozzautre, Anna De Simone, Daniela Di Sanno, che pure ci sta seguendo, e Maurizio Poglio, e un bel po' ci stanno seguendo quest'oggi. Vai Gigi! Perfetto! Diamo di nuovo la voce a Gigi, vai, anzi, alla sua musica. Era l'82, Gigi, era il 1900, uscì un film incredibile. Uscì un film romantico, molto romantico, e in una scena c'era, in una, se non sbaglio, in una discoteca o qualcosa del genere, arrivava questo giovanotto che metteva le cuffie di un Walkman alla sua, a quella che sarebbe stata la sua futura fidanzata, suppongo. Il pezzo era questo. ...1982...
meant to find surprise. Didn't realize that my life will change forever. Tell me that is true. A feeling that I knew. I feel something special about you. Dreams are my reality. Wondrous one where I lie to me. Illusions are without me. I try to live in dreams, though it's only fantasy. Dreams are my reality, the only kind of reality. Maybe my phone is in the past, and maybe now at last, and see how real things can be. E quanti amori sono nati con queste note, mamma mia. Allora, Gigi e Cacci, una dedica a Teresa Fiorentino che la richiede. Ah, va bene, allora la prossima canzone è per Teresa Fiorentino. Va bene, vai. Antonio il pittore ci saluta. Un saluto a tutti i isolani da parte di Antonio il pittore in questo momento. Grazie Anto. Saluto pure Claudio Desiderio, Luana, che dice il tempo delle mele fa venire sicuramente, perché infatti ha fatto che piange, no, tra virgolette. Va bene, dai. Sì, tempo delle mele. Andiamo avanti ragazzi, stiamo andando alla grande. Satta a casa. Ma una cosa che non l'abbiamo detta ancora, perché poi Questa puntata ormai stanno a casa, quindi è giusto così, stiamo a casa. Vabbè, incrociamo le dita. Vi sconvolgo anche la scaletta dopo, perché allora dopo lo mandiamo, perché mi hanno detto che l'altra volta un mio contributo quelli là che mando io di solito, i miei file audio, non si sentì, quindi dopo lo rimandiamo verso la fine. Come no? Va bene. Intanto, allora, dedico la canzone a Teresa. Questa è per Teresa Fiorentino. Anche questa è dell'82, Gigi. Quando ho bisogno di te, succede che tu non ci sei, Teresa. Troppa fiducia rovina l'amore, e adesso un mistero sei tu. Non succederà più che torni alle tre e io mi addormento senza te. Eppure lo sai che ho tanto bisogno d'amore. Ma non succederà più che dico di sì per farti contenta e penso non succederà più. L'amore è bene o dato tanto male. Questo era Celentano e Claudia Mori. Straordinario. Va bene, io leggevo che qua Antonio Alfano vuole che facciamo la corrida. Non so se in ruolo di organizzatore o di concorrente. No, perché... Gigi Lembo non lo sa perché non ci segue tanto, tra virgolette, no? Sì. Allora, Antonio il pittore, nell'ultima edizione della corrida,
doveva partecipare, giusto Gigi Accacci? Poi È vero. per varie cose non ha partecipato e quindi Purtroppo perciò sì. ha detto organizzate la corrida e vi giuro che stavolta non mancherò. E quindi questa è la situazione. Poi ci Va bene. sta qualche saluto, Teresa che ha salutato, Daniele Pecoraro che dice, riallacciandoci alla canzone di Raff, cosa resterà di sta quarantena? E Imma Esatto. Carbonara dice, cosa resterà del 2020? Effettivamente cosa resterà? Non lo sappiamo, però figurati. Vabbè, l'importante è che restiamo noi. Il caso Io pulito. Le case pulite, sicuro. sì. Sì, ma io devo commentare una cosa, però, e la devo dire questa cosa, perché mentre parlo qua in diretta, seguo sul mio monitor quello che succede sui vari social, su Facebook in particolare, e devo fare una scenata di gelosia a Gigi, perché non so perché, quando Gigi canta, salgono tanti cuoricini attorno alle immagini, tutte persone che mandano like, mandano cuoricini, che quasi quasi me Va li bene, mando da male. solo, Allora, Gigi chi Lembo, tu sono? devi capire una cosa, Sì. che Gigi Ceccacci c'ha un sacco di fans. Cioè, noi quando facciamo le Vabbè, serate con Gigi mica no. Ceccacci vengono principalmente per lui. Quindi è inutile dire Certamente. cioè, TG Virus, queste cose Parte. qua. Ma che la gente si è collegata per Gigi Ceccacci, cioè bisogna dirlo. Ah, È sì, sempre così. vabbè, applausi. Allora, io vorrei comunque salutare Pasquale De Turris che ci ha mandato un saluto e poi vorrei salutare anche da parte di Maria Galasso per Gigi Lembo. Gigi, una tua fans. Maria Ciao Galasso, Maria, grazie. Ciao. una tua fans, Gigi. Anch'io sono fan di Gigi Lembo Ne ho comunque. trovato uno almeno, vai. Dai, Maria della Femmina, sì, no, ci sono, ragazzi. Ci sono. Vai. Bene o male. Ok, andiamo con un altro brano? Io direi di sì perché vorrei concludere proprio No, con ma un che vuoi grande concludere? scetticismo. Gigi, non puoi No, concludere. no, Lo sai dico, perché? andiamo a No, no, concludere. no, ma ti dico questo. Cosa... Allora, siccome noi abbiamo iniziato verso le 5 e mezza, che facciamo? Solo Sì, mezz'ora alla fine. assolutamente Dopo, no. secondo me, Vi secondo posso te... mandare quel file audio? Sì, lo puoi mandare, però secondo me Gigi dovrebbe fare quella cosa che ha Dimmi. fatto all'inizio, che magari non... Qua nessuno ha visto, quella cosa che ha fatto all'inizio, quell'introduzione che ha fatto all'inizio. E poi riguardante il fatto che è 14 aprile, questa cosa è qua, hai capito? Devo ripeterlo di nuovo. Sì, sì, E sì. vabbè, non Un'altra c'è nessuno. mezz'oretta, perché comunque abbiamo iniziato No, verso sì, le 5 e mezza alla fine. Gigi, è la bella notizia della settimana, è bello ridarla, dai. È vero che è una bella notizia, dai, che tante notizie cattive che sentiamo, questo regalo che ci ha fatto il nostro presidente De Luca, Diciamolo proprio da... purtroppo necessario, Anche oltretutto. perché devo ricordare a Gigi Limbo, perché probabilmente la vecchiaia che mi fa dimenticare, noi abbiamo dei filmati che dobbiamo ancora far vedere. È vero, hai ragione, hai ragione. Quindi... Comunque, poi me l'ha richiesto questa cosa di De Luca e io la ridico di nuovo, perché ricordo a tutti quanti che De Luca è uscito fuori con un'altra delibera e ha esteso l'obbligo di rimanere in casa fino al 14 aprile, quindi non più il 4 aprile, ma diventa il 14 aprile, altri 10 giorni in più. Quindi Pasqua e Pasquetta ce la facciamo tutti quanti in casa. Cosa può significare questo? Due cose importantissime. La prima è che noi continueremo a tediarvi con le nostre chiacchiere, ma E soprattutto questo alla non so mia età. finché finché non Non ve so, lo mi sa prima. che... La seconda cosa è che probabilmente noi organizzeremo una grigliata in diretta dalla casa mia, dalla casa di Gigi, per festeggiare la Pasquetta insieme. Va bene, mi sa tanto che ne vedrete di cotte e di crude nei prossimi giorni. Di cotte sicuramente, perché la brace del giorno di Pasquetta, vuoi o non vuoi, in casa o fuori, l'accendiamo. Sì, noi l'accendiamo, l'accendo, sì. Io mi occuperò ognuno di noi farà una pietanza, quindi chi farà la salsiccia, chi farà la carne, io Pierluigi cucinerò. fa i carciofi arrostiti, che è Esatto. particolarmente
Allora, a casa. Vorrei soltanto segnalare una foto che non posso far vedere di Daniele Pecoraro, che mi ha mandato su WhatsApp una bella foto scherzosa di De Luca che si affaccia una grotta che dice ma fat. Cioè, no, molto... vero, vero, l'abbiamo vista, vero? Sì, è molto divertente. Comunque. De Luca è diventato il personaggio più social del momento. Addirittura ne ho visto uno proprio poco prima di venire in onda, in cui un tizio apriva un frigorifero e ci sta De Luca dietro che dice chiudo subito. Però io posso dirvi una cosa, io parlando proprio di queste situazioni del virus. Però è stato bravo, dai. Ah, questo sicuramente. È stato bravo, secondo me. Sicuramente. Allora, io vorrei soltanto dirvi una cosa. Allora, c'è un comico, Mariano Bruno Pigroman, per chi non se lo vuole identificarlo, che in pratica ha fatto un video che sta girando ed è stato molto, molto cliccato, in cui dice, un mese e mezzo fa, attraverso i suoi personaggi, sono state dette tante cose sul virus, però vorrei che voi, i telespettatori, dicessero cosa ne pensano. Ma lo mandiamo un attimo. Riusciamo a vederlo? Beh, sì, perché manca una mezz'oretta, Gigi, quindi diciamo per tranquillo. Vai pure, vai. Abbiamo Odur una mezz'oretta? abbiamo una mezz'oretta. Abbiamo una mezz'oretta. Ah, okay. Abbiamo forse una mezz'oretta. Un attimo, ragazzi. Vabbè, andiamo avanti perché non si avvia. Andiamo avanti. Gigi. Allora, io ti vorrei mandare quel file. È Pigroman. È Pigroman, infatti. Io volevo solo ricordare, scusa Gigi se ti interrompo, volevo ricordare, perché è giusto dare a Cesare quello che di Cesare, il nostro Pigroman è stato ospite qui a Capri in una serie di eventi che si sono tenuti nella tendostruttura giù al centro congressi organizzati dalla Capri Spettacoli, ed è stato uno degli eventi più graditi, più apprezzati per un personaggio siamo pronti con sto filmato? Io non so più cosa dire. No, come? No, c'ho il mio file audio. Il file audio. Ah, c'è il file audio. Allora vai col file audio. Vi ricordo sempre che è stato registrato a casa mia da insospettabili persone. Avevo pensato, ho voglia solo io di te. Invece sento il profumo che hai messo su stasera per me. Provo a fare finta che ti resisto un po', ma in fondo poi perché cada l'atmosfera, io con te stasera ci sto. Con un brillo ferino sento che mi vuoi, la luce del cammino spande su di noi, hai la voce che ti trema, stringi le mie mani, mi chiami. Non è male questa qua, non Gigi, è male. Vero? Allora, non è male. Perfetto, è bello. Sì. Gigi, allora io mi mando il filmato di Mariano Bruno. Era Daniela Di Sarno, eh? Ah, Daniela che ci sta seguendo pure. Allora, no, comunque ragazzi, prima del filmato io volevo dire un'altra cosa, qua ci stiamo preparando bene. Mi hanno promesso un casatiello virtuale. Teresa ci ha promesso il casatiello virtuale. Spero non sia tanto virtuale, comunque... ringraziamo Teresa per questo casatiello
e voglio informare, dato che il nostro è una trasmissione sostanzialmente di servizio, quindi vi tiene informato sulle novità, su tutto quello che succede, sul rischio che giustamente ci viene segnalato da Antonio, che per la Pasquetta c'è l'emergenza carbonella, perché pare che tutti quanti vorranno procurarsi la carbonella. Noi daremo la ricetta della carbonella. No, non sia mai, se no c'è ci provochiamo gli incendi, questo no. Prendiamo un pezzo quindi, di mobile antico. Consigliamo di procurarvi per tempo la carbonella. Pier, allora vogliamo partire col filmato? Sì, prima di far partire il filmato vorrei comunque salutare Carmine Scotto, che ci fa i complimenti, lavora alla Funicolare di Napoli. Lui è stato tanti anni qui alla Sitpitch e ci segue veramente con affetto. Poi volevo salutare Alessia Lettera, che ci sta mandando i saluti. Poi Gennaro Paturso, che dice i tre Luigi insieme. Liliana Guarini. Meno male che ti è fermato alla cena, grazie. Ok, allora siamo pronti? Se poi Alfano prolunga fino a... Vai Gigi, non... vai, lo dico dopo. Non c'è nessun pericolo in Italia. Molti mi dicono, perché faccio questo mestiere di divulgazione, aiuto. No, non c'è nessun pericolo in Italia. Solo due malati, nessun morto. Ma infatti devo dirle che siamo in collegamento con Roberto Burioni, che ci ha appena detto che in Italia il virus non c'è, che se qualcuno volesse volontariamente contagiarsi lui non saprebbe cosa consigliarli, perché praticamente in Italia non è possibile al momento il contagio. Può arrivare un'emergenza globale, siamo pronti noi in Italia? Siamo prontissimi. Stai umile, umiliati. Persone tutte con le mascherine, quelle legate da lui, in una situazione di pericolo che non c'è. Ma fai ridere. Ecco qua, questo è un filmato che veramente fa pensare, perché in pratica Mariano Bruno, attraverso i suoi personaggi, comunque fa rivedere quello che avevano detto certi personaggi da Sgarbi eccetera, anche Burioni, no? Che dice no, in Italia il virus non si può mai diffondere eccetera. Cosa ne pensate voi? Dite la vostra. Meno male. Capito? Cioè, meno male. Cosa ne pensate voi? Nel frattempo, se Gigi c'è, ci può cantare un'altra canzone? Sì, intanto però voglio dire che mi sono arrivata anche a me i cuoricini. Grazie Imma Carbonara, che ha detto, mi ha mandato dei cuoricini tutti per me. Va bene, mi dispiace, ma... Alla fine se ne conteranno più per te che per me, vedrai. Vedremo, vai con la canzone. Però io che cosa faccio? Io intanto mi sparo, come si suol l'una caprese le fa l'una caprese per Lino Chierchia. L'una caprese che non è dell'80, però no, perché prima l'avevo detto che Lino aveva chiesto l'una caprese. Va bene, allora faccio un fuori programma. Su alcun baru de stella, a prima sera, tutta tra cara luce, pienso mai. La fascia accenda su, e farà luna. E un mistero in là, stanotte chiara. Se silenzio mo, questa canzone, tanto volesse chi, ha fatto rara. Una tu, una caprese che fai su un anno amore e innamorato, tu ormai nella mia sta scedata,
e falla namura con un fucile. Con una luna cru, con una bruciata. Mamma va a bene e fa grande una fossa, tutta mia, tutta mia. Con una luna cru, con una caprese. Taolino. Ciao, un Lino, grande Gigi, un grande Gigi, tutti quanti voglio sentirlo forte questo applauso. Allora, Costanza Maresca ti saluta, Gigi. Costanza, ci mancate tantissimo. Allora, io però volevo ricordare, approfitto, no, per ricordare che ritornerà una coppia che quest'inverno ha fatto ballare un po' tutti, dalle pazze, eccetera, Gigi Ceccaccia e Lino Cotena. Sabato 28 alle 18, sempre sulla pagina di Capri Spettacoli, tutto in diretta, naturalmente. Dove si ballerà, dove potete ballare, ci aperitivizziamo, vero Gigi Ceccacci? Sì, balliamo in salotto, balliamo in camera da pranzo, nel bagno, nell'aperitivo. Nel frattempo, Gigi Lembo, c'è un ultimo filmato da mandare in onda, che mi hai mandato stesso tu però, che ti hai scordato. Quale di quelli? Aspetta. Quello dei medici. Gin tonic. Quello dei medici. I medici. Dei medici. Dei medici, è vero. No, questo qua è un filmato serio. Praticamente sì. Ci sono i medici dei principali ospedali della Lombardia che si sono uniti e hanno contattato niente di meno che a Mogol, chiedendogli di fare una canzone per quanto... una canzone che riunisse tutti quanti in una preghiera sostanzialmente affinché questo virus finisca presto. E hanno così montato insieme una canzone che adesso non vi annuncio neanche, la riconoscerete subito, una canzone di Lucio Battisti, molto bella, che loro l'hanno suonato in modo diciamo artigianale, perché sono sostanzialmente dei medici, degli infermieri, e hanno fatto questa colonna sonora che veramente mette i brividi. Gigi l'avrà visto sicuramente. Che dire, però voglio chiudere con una cattiveria sta cosa. Io vedo solo medici in TV a fare interviste, a fare canzoni, lo vedete. Stanno facendo tantissimo, ma dove lo trovano il tempo per lavorare? Vai con la canzone! 2, 1, 2, 3, 4. In un mondo che ha paura ormai, non ti aiuteremo, lo sai, tutto passerà e sorriderai, non ce la faremo, sì, tu lo vedrai, ma adesso resto a casa. Solo per la spesa, domani un nuovo giorno sarà. E vola la speranza dell'altro, cosciente di essere molto più prudente, uniti da un anelito d'amore.
Allora, veramente bellissimo. Avete riconosciuto il mio canto libero di Lucio Battisti, interpretato da questi medici lombardi. Veramente metti i brividi questo brano. Però noi abbiamo delle performance più straordinarie, quelle che fa il nostro Gigi. È vero, Gigi? No, vabbè. Tutto bello. Ok, quanto tempo abbiamo ancora, Piero? Magari hai qualche messaggio che ci vuoi proporre? Allora, Antonio Alfano sì? Ci dice che ci vorrà mandare una sua performance. A me mi piace un blues di Pino Daniele. Ma chiunque vuole mandare qualcosa, noi l'abbiamo anche chiunque, detto. Sì, poi Anna Maresca che dice siete forti, Costanza Maresca che dice bellissimo video. Poi saluto chi si è collegato in questo momento, Viviana Strina, Raffaella Starita, Giuseppe Savarese, Giovanni Montella. E, insomma, salutiamo veramente tutti. E rinnoviamo comunque il messaggio, perché noi stiamo facendo questo programma. Prima di tutto per vietarvi i vostri pomeriggi, lunedì e giovedì. E poi per lanciare comunque un messaggio. Il messaggio è soprattutto statua a caso, uscite soltanto... per la spesa, per il lavoro, soltanto strettamente necessario, perché noi incrociamo le dita, perché forse i primi risultati lentamente stanno venendo, però ai tempi giusti finirà tutto. Bisogna avere pazienza. Esatto, ma stanno avvenendo perché stiamo a casa, perché finalmente stiamo capendo, dobbiamo stare a casa. Perfetto. Ecco, e dobbiamo dar anche merito all'amministrazione del Comune di Capri, che si sta dando veramente tanto da fare ad assistere i propri concittadini. Ricordo che esiste un servizio per chi ha necessità di avere la spesa a domicilio, quindi basta contattare il Comune e loro troveranno il sistema di come farvi avere la spesa a casa. Mi sembra c'è un numero di telefono, ma tu ce l'hai per caso? Un numero di telefono? Non ce l'ho sotto mano in questo momento, ma possiamo procurarlo, lo procuriamo sì. A breve. E dicevo, quindi ci sono questi servizi, addirittura vi devo dire la verità, mi è capitato di vedere sotto casa passare in mattinato un carrello, mi hanno chiesto informazioni dove abitava una persona. Mi hanno spiegato che in effetti andavano a consegnare a casa di queste persone addirittura delle mascherine, cioè c'è la possibilità anche di avere a proprio domicilio, per chi non ce l'ha, addirittura anche le mascherine. Quindi va dato merito all'amministrazione di Marino Lembo, che si sta dando veramente tanto da fare per far sì che Capri e i capresi siano tutelati in tutto e per tutto. In tal cosa voglio anche ricordare una cosa, perché Gigi nella sua apertura se lo dimentica sempre, che noi siamo patrocinati dalla città di Capri comunque e dall'assessorato alle politiche sociali, vero Gigi? Ce lo dimentichiamo? Sì, l'ho detto durante la pubblicità. Ti si cresce il naso però. Vabbè, saluto comunque il dottor Salvatore Ciuccio, che pure sta facendo molto attualmente per i bambini, che ci sta consentendo di fare dei programmi anche per i bambini, anzi ricordo un altro appuntamento che sta domenica alle 17, Cerchi Paria, che è uno spettacolo per i bambini che facciamo in collaborazione con Rena Nera Spettacoli e di cui godiamo anche il patrocinio della città di Casoria e della città di Rusciano. Poi voglio anche ricordare un'altra cosa, un appuntamento domani sera, uno DJ set da parte di un giovane DJ di Anacapri, che è molto bravo, Pasquale De Turris. Parti 3.0, domani alle 17. Vai Gigi Lembo. Abbiamo ancora pochi minuti per stare insieme, vi ricordo ancora il nostro numero che vedete sempre in sovraimpressione, il nostro numero di telefono dove potete mandare dei messaggi, dei WhatsApp audio, dei WhatsApp scritti, lo potete fare, se non lo fate durante la trasmissione non importa, li leggeremo per il prossimo appuntamento. E che dirvi, io ho voglia di sentire a Gigi, perché la musica di Gigi è veramente
la colonna sonora di... Ma che vi devo dire? Lo farò. Un attimo soltanto, ragazzi, un attimo soltanto. Giancarlo Farace dice: ciao amici, un saluto dalla Germania. Giusto perché l'ha messo su un gruppo, quindi mo sono andato a vedere questo gruppo, l'aveva scritto già un po' 26 minuti fa, giusto per... E ti anticipo anche di una dedica che vedo adesso da parte di Anna Marisca, chiede a Luigi una canzone per il gruppo Pazze. Che dici, glielo vogliamo passare? Sì, tu sai cosa. Allora, per il gruppo Pazze io devo fare questa, ecco. Anche perché siamo verso il finale, quindi posso usarla per come sigla. Sì. Finalmente stasera sto insieme a te e nessuno può sentire. Sono poco scurruso e se cosa tu sai, non so buona ne fa. Chi non tengo coraggio in da vita non so, posso lo perdere. E perciò si stai cale capì, o sono mi sei tu, ma sono innamorato di te. Sono pazze di te, sono pazze di te. Stai a te e ti fai più vicino, ma vado prima tu. E allora sì, abbracciala più forte, perché voglio essere tu. Se tutto il tempo ti è passato e ti è perso, o se rimane non esiste niente più, abbracciala sarò, non mi voglio ricordare. E tutte le volte che ad oggi suonavo, che mi ascoltavo ma non stiva a casa. E via di seguito, via di seguito. Allora, facciamo soltanto i saluti e poi Gigi Ceccacci fa un ultimo pezzo. Allora, io volevo soltanto salutare Terry Mottola che ci ha contattato poco fa, che ci saluta. Giovanni Federico, Gianluca Giaquinto, Costanza Maresca che sorride dopo aver sentito la canzone di Gigi. Io vorrei comunque salutare anche tutti coloro che ci stanno seguendo dall'estero, soprattutto anche da Santo Domingo, che quello devo dire la verità, ci manda un messaggio una persona di Santo Domingo che vorrei sentire. Non so se riesco a trovare questo messaggio ora, magari la prossima lo faccio sentire, che io già ho mandato nel gruppo, se non erro, giusto ragazzi? Ve l'ho mandato pure a voi. Sì. Giusto? Sì. E io sì, lo vorrei far sentire. Nel frattempo Gigi Lembo, mentre le cerco, se tu vuoi fare i tuoi saluti. Sì, voglio, perché siamo praticamente in chiusura in questo momento, voglio ringraziare tutti quanti voi che avete presenziato con le difficoltà iniziali, però la prossima volta, il prossimo appuntamento, stiamo studiando un sistema tecnico per evitare questi problemi di linea. Vi volevo dare appuntamento a lunedì prossimo, lunedì alle ore 17 per un'altra puntata De Luca permettendo, perché se non cambi idea, insomma, noi siamo sempre qua naturalmente. Allora io trovo il messaggio, no, io voglio raccomandare ancora che noi dalla prossima settimana forniremo anche i nostri indirizzi, perché sto fatto del tortano virtuale che consegna sia un po' più come consegna a domicilio. Possiamo anche mandare qualcheduno a ritirarlo, voi basta che ci fate sapere i vostri indirizzi e poi consumiamo io, magari anche io vorrei in diretta, fare, fare solo stato un appunto, che prima abbiamo parlato della spesa. Diciamo che questo qua è un servizio che viene fatto essenzialmente dai volontari dell'associazione di volontariato, certo, che stanno sull'isola,
e stanno facendo un bellissimo lavuro. Quindi un plauso per chi noi scherziamo. Per chi ne ha bisogno, per chi ne ha bisogno. Per chi ne ha bisogno, certo. Esattamente. Allora io faccio sentire un attimo questo messaggio che ci arriva da Santo Domingo, perché dice anche delle belle parole. Un attimo soltanto, eh. Vai. Ciao a tutti. Ci tengo a dirvi che state facendo una cosa bellissima. Vi sto seguendo dall'estero. Sono a Santo Domingo per motivi di famiglia e non posso tornare. Grande la mia isola. La definisco un nido di ovatta in mano a Dio nostro Signore. E sto con voi, vi state rallegrando un po' la vita. Qui c'è il coprifuoco dalle 8 la sera alle 6 la mattina. Comunque stiamo bene. Ci date un po' di sostegno e un po' di allegria. Continuate così, siete forti. Allora, io non dirò naturalmente il nome, però è un messaggio che fa veramente bene, perché certo. come ha detto, come l'isola di Capri, un nido, non mi ricordo ora esattamente, però è un bel l'ha chiamato un bel modo, tra virgolette. Nel frattempo ad Alberto Cuomo ci sta mandando il numero di telefono della spesa e farmaci a domicilio, se lo vogliamo dare per gli anziani, gli immunodepressi e persone fragili over 65 anni. C'è questo numero, esatto. Dalle 9.30 alle 14.30, 347 6213 455, ripeto, 347 6213 455, dalle ore 9.30 alle ore 14.30, che è un servizio di volontariato, servizio di spesa e farmaci a domicilio. Bene, con questa notizia allora chiudiamo il programma di oggi, non prima di allietarvi con delle ultime note del nostro Gigi. Io saluto a Pierluigi e lo ringrazio per le acrobazie che ha fatto in regia. No, perché poi alla fine... Alla fine è andato tutto bene, è partito normalmente, quindi fortunatamente è partito tutto bene. Però l'inizio deve essere sempre così, non ci sta niente da fare. Ma quello è lo sponsor, lo sponsor che vuole lo spazio per la pubblicità, quello è il problema. Capito. Va bene, vi diamo appuntamento a lunedì, sempre alle ore 17, mi raccomando, puntuali. E ricordo, prima di andare via, il nostro numero, vai Pier, dillo tu a voce. Allora, 331-488-4525. Nel frattempo ricordo di nuovo gli appuntamenti prossimi in streaming. Domani sera Pasquale De Turris, il suo DJ set dalle 17. Sabato 28 ritornano in pompa magna Gigi Cacci e Lino Cotena, dopo aver fatto ballare tutto l'inverno. Tutto l'inverno l'isola di Capri, ritornano in versione streaming sabato 28 alle ore 18. E poi domenica alle 17 Cerchi Parià, uno spettacolo totalmente per i bambini. E lunedì poi ritorna. Statta a casa. Va bene, ciao a tutti. Ciao a tutti. Ci vediamo lunedì. Ciao. Abbiamo un battito che batte come un martello pneumatico in noi. Ma se lo controlli con un senno di poi, non batterà mai. Se questo mondo non è mai come lo volevi tu, sentivi un voglia di gridare, non fermarti più. Oh no no, è battito animale, battito vero sere, e c'è un tiro micidiale che ti prende, che ti porta via con sé.